For Europe, recovery is within sight. Let's be realistic in analysis. Let's not overestimate the positive results, but let's not also underestimate what has been done. On the basis of the figures and evolutions as we now see them, we have good reason to be confident. This should push us to keep up our efforts. We owe it to those for whom the recovery is not yet within reach, to those who do not yet profit from positive developments. We owe it to our 26 million unemployed, especially to the young people unemployed that are looking to us and they want to have reasons to feel hope. La crisi ha messo alla prova la capacità dell'Europa di reagire, la validità del progetto europeo e noi dobbiamo dire la verità, dobbiamo essere onesti, che l'Europa non ha saputo rispondere in modo sufficiente, altrimenti la realtà attorno a noi, quella economica e sociale, non sarebbe quella che vediamo. Forse questo Parlamento si aspettava qualche cosa di più, si aspettava più coraggio, un quadro più ampio di proposte in grado di dare risposte alla criticità e alle criticità che sta vivendo l'Europa. E se è vero che questa crisi economica non è colpa dell'Europa, è anche vero che purtroppo le politiche europee e la moneta unica non hanno favorito questa ripresa, anzi forse l'hanno resa molto più difficile e più lenta. Roaming gratuito e nessun costo aggiuntivo per le telefonate tra gli stati dell'Unione Europea sono i punti principali del nuovo piano per le telecomunicazioni per un singolo mercato europeo presentato dalla Commissione Europea. La legislazione proposta, ha detto la vicepresidente dell'esecutivo europeo, Nili Kroes, è una grande notizia per il futuro della telefonia mobile e di internet in Europa. La Commissione europea dice sì agli investimenti e ai nuovi posti di lavoro, ha detto ancora la Kroes. La prima cosa, quindi, sarà evitare il tasso sulle la sovrattassa sulle chiamate in arrivo a partire dal 2014 accessibile. Noi proponiamo di introdurre la neutralità della rete in Europa. Cosa significa? Significa bloccare blocchi, strozzature o peggioramento dei servizi affinché tutti possano sempre fruire di tutti i servizi internet indipendentemente dall'abbonamento a internet che avete. E questo pacchetto è il progetto principale più grande che l'Unione Europea possa completare nel 2014 per alimentare crescita e occupazione. È stato presentato presso la sede della Commissione Europea a Roma il premio Galileo 2000, arrivato alla sua 15ª edizione. Il premio, nato per promuovere una manifestazione musicale e sostenere i giovani talenti, è dedicato a chi meglio interpreta gli ideali di pace e cultura. Quest'anno il premio per i diritti umani è stato consegnato a Marco Pannella, mentre il Giglio d'Oro per l'arte consegnato a Shalom Thomas Newman, fondatore del Fusionism, avanguardia artistica legata alla città di New York. L'evento in programma a Firenze 23 settembre al Teatro della Pergola. Penso che comunque questo sia un atto anche simbolico, cioè che in qualche misura può andare al di là della consapevolezza e del merito di chi ha deciso di conferirmelo, nel senso che sicuramente questo premio è un'offesa al potere italiano, al regime, ma come proprio Pannella? E chi lo c'ha da fare, quattro senatori a vita, e io ho approvato la scelta che ha fatto, allora la gente, ma no Pannella, perché la gente capisce queste cose. Credo che si debba anche rendere più competitiva l'industria europea, un'industria europea della sicurezza e della difesa che è molto forte, che dà centinaia di migliaia di posti di lavoro tutti altamente qualificati, ma che spesso non è ben coordinata. Le notizie che vengono da Mosca, da Damasco e anche le risposte sostanzialmente positive da Washington ci fanno ben sperare, e l'Europa naturalmente continuerà a fare tutto il possibile attraverso il lavoro della
baronessa Ashton perché si possa giungere ad una soluzione del conflitto pacifico e si possa arrivare ad una soluzione comunque politica che impedisca l'uso di armi chimiche. Iniziare. Finire. Vincere. Perdere. Aspettare. Andare avanti. Pensare globale. Pensare locale. Sognare. Svegliarsi. Essere a favore. Essere contro. Pensare in grande. Pensare in piccolo. Cambiare. Non cambiare. Amare. Odiare. Perdonare. Non dimenticare. Guardare indietro. Guardare avanti. Noi tutti affrontiamo problemi e facciamo delle scelte. Ognuno di noi ha il suo punto di vista. In Europa, ogni opinione trova il suo spazio. Tutto ciò che è importante per te incide sulle decisioni del Parlamento europeo. Sei tu che hai il potere di decidere. Il Parlamento europeo. Agire. Reagire. Decidere.